una delle cose difficilmente separabili dall'aumento di longevità è l'aumento di resilienza, cioè essere più in grado di rispondere allo stress sia di caldo che di freddo che di tossine. Quindi l'organismo che vive di più tende a essere anche più resistente. Più resistente. Che cos'è invece la dieta MIMA digiuno? È una dieta a bassi livelli di zuccheri, bassi livelli di proteine, alti livelli di grasso, completamente plant-based, quindi di origine vegetale. La dieta controlla i geni, che controlla l'invecchiamento, che controlla le malattie. Questa era l'idea dall'inizio e questo è il risultato di questi 25 anni di ricerca. Chi non la può fare? La possono fare quasi tutti, ma diciamo per delle categorie, persona anoressica, la persona che comunque pesa pochissimo, la persona che è fragile, bisogna avere un medico che dica sì, la puoi fare, oppure l'idea era di avere una versione per tutti, diciamo tra i 20 e i 70 anni. E poi di avere le versioni per il cancro, adesso stiamo testando con l'Università di Perugia, l'Università di Genova, Alzheimer, abbiamo vari studi sul Crohn's, colite, abbiamo studi sul diabete, quindi ogni malattia poi, per esempio la versione ha la sua dieta. Esatto.